Ho rifiutato una collaborazione con Temu. Ciao a tutti, sono Paolo e faccio il pittore. Colgo l'occasione per raccontarvi ciò che mi è successo, ma anche per tenervi in contatto, che come potete vedere da un po' che non esce qualcosa sul canale. Qualche giorno fa sono stato contattato sulla mia mail che ho fornito per YouTube e che anche voi potete vedere nella community se avete dubbi, domande. Se posso darvi una mano, potete scrivere una mail lì sopra. Ho trovato questa mail di collaborazione con Temu, nella quale appunto mi chiedevano di fare dei video di collaborazione, ma che ho rifiutato. Dopo essermi accertato che fosse Temu, o comunque chi per Temu, ho subito rifiutato. Come ho scritto nelle mail, credo che i miei contenuti e il mio personaggio non siano in linea con quelli di Temu, semplicemente. Non voglio entrare nei dettagli di questi grandi social, però sapete, potete vedere sul canale, preferisco le cose farmele da solo che acquistarle in certi casi. Se posso consiglio roba di qualità. Perciò pazienza, ho rifiutato questa occasione di avere qualcosina, insomma, per investire sempre nel canale. Ma quindi perché vi sto raccontando questo? Non perché voglio che mi diciate bravo, hai fatto la scelta giusta, sbagliata, eccetera, non mi interessa. Ma per lanciare i semi verso qualche altra azienda, magari più specifica nel mio settore di belle arti, per fare qualche collaborazione, sarei più interessato. Ne approfitto anche un po' per raccontarvi questo periodo. Dato che ho lasciato molti video in sospeso, già oggi riesco così a portare a termine delle commissioni. Studio tutto il giorno, per i concorsi. Tra l'altro ho superato la prova scritta, adesso ho una prova pratica breve. Per di più sto anche facendo il TFA per il sostegno. Quindi mi ritrovo a studiare tanto e ho pochissimo tempo per dedicarmi a questo. E quindi praticamente sono in piena fase di studio, sperando di riuscire a concludere qualcosa entro quest'anno dai concorsi docenti o docente del sostegno. A breve usciranno anche le GPS, ma per fortuna lì non si studia. E quindi ho veramente pochissimo tempo. E se riesco a fare qualcosa in orari improponibili, dove già stanco non avrei anche la testa di registrare. In questo caso mi sono fermato un po', sto preparando qualcosina e nel frattempo che aspetto ho pensato a voi. Spero di tornare a pieno regime con una bella guida al ritratto su YouTube. Si spera entro agosto o prima, sperando di non slittare direttamente a settembre. Ne approfitto nuovamente per lanciare un appello. Se c'è qualche azienda di belle arti che vorrebbe collaborare con me, mi farebbe piacere, perché penso che possa essere per me un'esperienza bella e funzionale. Nonostante tutto, ho anche deciso che inizierò dei corsi di pittura e di affresco in presenza. E spero di riuscire a conciliare tutto quanto. Adesso sono un po' stressato, ma magari tra qualche mese ripenserò a questo periodo sorridendo. Perciò grazie se avete visto questo video, vi ringrazio per come sta crescendo il canale nonostante tutto. Vi chiedo di lasciare un mi piace per supportarmi e un commento per condividere le vostre esperienze, state dipingendo, come va, come non va. Grazie se avete visto anche questo video, arrivederci.